via. Deve andare via, deve andare. Invece su De Lofeu che idea ti sei fatto? Poi lo chiedo anche a Max. A chi lo chiedi? A Max? No, lo chiedo prima a te e poi lo chiedo anche a Max. Io ti ho detto prima che non eravamo ancora in onda. Sì. Che una cosa molto curiosa, che quello che diceva Albert Parera aveva molta ragione, che lui gioca con paura De Lofeu. Io lo conosco da molto giovane, da 16-17 anni dal mini stadi, lo conosco molto bene, sa tutto il suo potenziale che può avere. Quello che gli manca, quello che ti diceva prima te, quello che gli manca a De Lofeu è fare un Sergio Roberto. E cosa è un Sergio Roberto? È segnare un gol contro il PSG. Si De Lofeu segna un gol contro il PSG, o segna un gol in Liga contro il Madrid, o segna un gol importante, un gran gol, un gol per la squadra, un gol bello, un gol importante, sicuramente le sue azioni cresceranno moltissimo. Prenderà sicurezza. Di sicurezza, esattamente. Di avere la sicurezza in se stesso. Max, sei d'accordo con questa analisi su De Lofeu? Sì, perché gli manca il guizzo, la firma d'autore, sono perfettamente d'accordo con Joachim, perché abbiamo visto De Lofeu al Milan che ha fatto bene la scorsa stagione, e se il Barça ha preso De Lofeu non credo che lo voglia lì come turista, da lui pretende tanto, e De Lofeu è uno che con un campo aperto può dare molto in fatto di superiorità numerica, e sulla superiorità numerica il Barça costruisce le sue meravigliose fortune, delle azioni travolgenti. Il Barça se gioca a campo aperto non ce n'è per nessuno, è come se tu hai nella stessa squadra, facendo sempre un paragone col basket, Larry Bird, Magic Johnson, Malone, Jordan e Kevin McHale. A chiunque dai la palla, se la squadra chiaramente gioca in corsa, in sovrapposizione, De Lofeu può diventare determinante. Spero, come ha detto Joachim, che segni un gol significativo, perché così anche lui si rende conto che fare parte del Barça è portare l'acqua e fare cose importanti insieme. Sono certamente, d'accordo. Certamente. Sono d'accordo. Allora, prima di chiudere, anche che è mezzanotte meno 10, io volevo chiedere l'ultima cosa a Joachim che riguarda l'ambiente. Che ci aspettiamo la settimana prossima al di là del calcio in Catalogna? Al di là del calcio aspettiamo avere la buona fortuna di vincere a campo del Wanda sì, Metropolitano, sì. E avere 8 di 8 in Liga. Secondo me è stato guardando il calendario, sì. È un calendario, io lo vedo molto facile. Leganés, Sevilla in casa, Malaga in casa, Valencia l'unico importante, Atleti di Bilbao fuori, sì. Io vedo un calendario molto molto facile per fare 11-12 partite consecutive vinte. Domani vinciamo a Madrid, se non vinciamo cito, però se no io vedo un calendario molto facile per fare 11 o 12 vittorie consecutive. Questa è una bella se ci espulsano della Liga, sì. Ci espulsano, perché sembra che ci espulseranno della Liga, almeno se essere il primo in classifica quando ci espulsano della Liga, no? Come minimo eso, no? Sì. Non avverrà mai quello, io credo. Senti. Non accadrà mai, non lo so, gli spagnoletti sono molto fiduciosi della sua forza. No, ma ci sono troppi interessi creati. Senti Max, invece per chiudere... Ma questo è un dibattito per tutta la notte, se hai tempo possiamo cominciare adesso, fino alle 2 o alle 3 della mattina. È vero. Senti Max, invece quando vai in onda tu nella tua trasmissione su Radio Unicusa? Io domenica mattina dalle 10 alle 14 con i campionati regionali del Lazio, eccellenza e promozione, e poi ci potrebbe essere una novità web dalla settimana prossima per il calcio a 5 da un'altra parte, perché credo che il calcio a 5
meriti una valvola di sfogo, visto che in Spagna il calcio a 5 è famosissimo. Quindi domenica, per chi vuole sentirmi da tutto il globo terrestre, www.radiocusanocampus.it, e per le zone di Roma e Lazio 89.100 è la frequenza. Esatto. Lasciami dire che una Liga senza il Barcellona è come il film Lady Hawk senza Michelle Pfeiffer. Sì, uguale. È vero, è vero. Cioè io penso che un presidente che possa solo ipotizzare una Liga con la prepotenza del Madrid e di tanto in tanto il contentino a qualcuno darà Siviglia e Valencia o Villarreal, e se sì nel Barça, cioè senza Barcellona, credo che oggettivamente sia da internare con la Croce Rossa Internazionale. Cioè, un dirigente che pensa a una Liga senza il Barça è come il neorealismo senza Vittorio Gassman e Marcello Mastroianni o il papà di De Sica. Certo. Perdono tutti, Massimiliano. Una Liga senza il Barça, perdono Madrid, perde Barça e perde Madrid, perdono tutti. Ma io vorrei sapere una cosa in quel caso. Facciamo finta oggi che il Barça sia stato già espulsato della Liga. Come si comportano quei pavidi, cioè quei vigliacchi che dall'Europa hanno taciuto in un silenzio vergognoso degno di Giuda Iscariota? Cioè noi parliamo dell'Europa, gentili amici romani, italiani e catalani, che è la stessa istituzione che nel 92, nel 93 è stata zitta sui massacri in Bosnia Erzegovina e nella Kosovo. Certo. Quindi quando mi si dice l'Europa per 70 anni ha garantito la pace, si dice una grande bugia, una grande menzogna. E io spero un giorno nella mia vita di cittadino del mondo, d'Europa e di giornalista libero, pensatore e indipendente, di andare a dire queste cose a quegli incapaci che ci dovrebbero rappresentare in Europa. Cioè come si pone l'Europa poi una volta che il Barça chiederà sicuramente ciò che ha fatto per esempio nel basket il Maccabi di Tel Aviv, no? Ma lì ci sono altre motivazioni. Il Maccabi non può fare, per motivi di sicurezza, parte di una certa frazione del Medio Oriente o dell'Africa volendo, e allora ha chiesto all'Europa di partecipare sia a livello di calcio che di pallacanestro e poi di altre discipline sportive. E certo. Se in quel caso l'Europa cosa potrebbe rispondere? No al Barça? Allora a quel punto avremmo la conferma che l'Europa è piena di imbecilli in sede di rappresentanza, perché il Barça se l'è meritato sul campo sia quando ha vinto sia quando ha perso il titolo di realtà con la R maiuscola. Il Barça, con tutto, diciamo che quando ha perso, l'unica volta che il Barça è stato presuntuoso fu ecco nel Milan nel 94 Atene, certo. Quando Cruyff, che aveva un caratterino niente male, con tutto il bene che ho voluto a Cruyff, perse in malo modo. Ma anche in quel caso il Barça ha dimostrato di essere la seconda realtà d'Europa, e siccome per lunghi anni è stata la prima d'Europa e del mondo, che facciamo per fare una cortesia alla Spagna medievale, ottusa, retrograda e di una famiglia che ha perso un prestigio che invece almeno Juan Carlos fino a un certo punto aveva conservato? Che facciamo per fare un favore a questa Spagna? Non chiamiamo il Barcellona in Europa nelle competizioni più importanti del vecchio continente? Sono domande che bisognerà cominciare a farsi prima o poi. Sono pienamente d'accordo. Noi dobbiamo chiudere, però è mezza. Sono preguntas serie. Certo. Mancano 2 minuti a mezzanotte, dobbiamo chiudere. Grazie a tutte e due, un abbraccio forte all'amico Joaquin Canals. Grazie Massimiliano. Ciao, grazie Massimiliano e grazie Alberto. Buonasera.
E speriamo in bellissime notizie prima o poi. Esattamente. E speriamo di sì. Max, Max, grazie. Un abbraccio. Grazie di essere stato con noi. Buonanotte a tutte e due. Grazie. Buonanì. Ciao Max. Grazie, buonanotte, buonanotte. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Alla prossima. Ciao, ciao, ciao. Benissimo Alberto, di corsa. Come diceva, ha detto Valverde e su Messi, la miglior virtù di Messi è la sua competitività permanente. Esattamente, esattamente. Va bene Alberto, è stata una bella puntata. Dobbiamo chiudere, mancano qualche minuto alla mezzanotte e ci diamo appuntamento con i nostri ascoltatori la settimana prossima. Ci diamo appuntamento a giovedì alle 21 su radioromafutura.it e io le do appuntamento mercoledì alle 14 che torna Dialogando con Latino America, che torna appunto Dialogando con Latino America. Benissimo, allora noi ci andiamo ad ascoltare adesso per chiudere questo emozionante relato della classificazione di Argentina, Argentina. Con i tre gol del Leo cantati da emozionanti relatori argentini, poi ovviamente le nostre sigle, e io vi ricordo che la partita domani alle 20:45 su ovviamente si può vedere alla Peña Blaugrana Roma qui a Via Nomentana 643 quartiere Montesagro e poi tutto, insomma, sacro. Tutto sacro, e poi insomma noi ritorniamo la settimana prossima anche con il Sergio Leonetti che ci parlerà anche delle altre sezioni del Barça, ma insomma oggi Sergio ha un impegno, ma era anche doveroso parlare molto di quello che è accaduto. Noi siamo stati fuori dalle trasmissioni da fine luglio fino a sabato scorso, ma in particolare che oggi. Inoltre Sergio Leonetti ci ha fatto visita l'altro giorno, esattamente la settimana scorsa era qui. E quindi lo salutiamo Massimo Lippi, come se lo Pietro Locatelli. Alla Lionessa, alla sua moglie, a Giulia. Salutiamo grande Francesco Lombrì e Tony Freire, che sono stati ovviamente qui con noi, e Tony a rappresentare la Federazione Mondo delle Pegni e il Football Club Barcellona. E abbiamo detto tutto, chi vuole riascoltare invece Radio Barz Italia di questa sera può andare a www.radioromafutura.it e cercare Radio Barz Italia, oppure su Radio Roma Futura, su Spreaker.com e cercare Radio Roma Futura e poi Radio Barz Italia, e magari riascoltare anche la puntata di sabato scorso dell'inaugurazione della nuova sede della Peña Blaugrana Roma in via Nomentana 643 quartiere Montesacro. Caro Alberto, ti auguro una buona notte. Anche a te e a tutti gli ascoltatori. E noi torniamo la settimana prossima. Visca la settimana che viene. Visca Catalunya e visca la Peña di Roma. Dai e Barça, arrivederci. Ciao. Ecuador 1, Messi, Messi, Messi. ¿Quién otro sino el mejor del mundo? La Argentina sigue soñando con Rusia. Lionel Messi. Se viene Argentina, se viene. Di María para Messi. Messi, 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 Messi. Vamos, Messi, 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 Messi. Gol, 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 gol. Te amo, genio, genio, genio. Gol, 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 gol. Genio, genio, genio. Gol, 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 gol. Gol. Saber bancarse la crisis. Tenemos al mejor. Lo pedía un país. El país gritando por Messi, 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 Messi. Genio, genio, genio. Pero que viva el fútbol. Argentina se está metiendo en la próxima Copa del Mundo. Argentina 2, Ecuador 1. El mejor del mundo. Lionel Messi, el autor del gol. Así va Messi. Para sentenciar, para soñar, para meterse en el Mundial. ¡Messi!